parere della soddisfa o voleva qualcosa in più? Volevo una prestazione come questa, una prestazione gagliarda, a viso aperto, una prestazione di sostanza. Devo dire anche che abbiamo messo anche della buona qualità in campo, la squadra mi è piaciuta. E dobbiamo crescere in alcuni aspetti che per noi sono troppo importanti, però credo che venire a giocare in un campo come questo, difficile, tra l'altro segnare anche due gol, una squadra che ne aveva subiti pochissimi fino adesso, va dato atto ai ragazzi che hanno fatto una grande partita. Questa è una domanda tattica, il 3-5-2 era voluto per affrontare il Nardò? Non era voluto per affrontare il Nardò, anche se con il Nardò devi stare guardingo, è dovuto ad esigenze di rosa, di situazione infortuni e anche al periodo che stavamo passando, dove praticamente le ultime tre partite avevamo preso tre gol a partita, oggi ne abbiamo presi due, però comunque contro una squadra forte in un campo difficile. Però la squadra mi è piaciuta perché è stata molto equilibrata in campo e quindi da questo punto di vista sono contento. Il vantaggio, no, scaturito, diciamo, nella prima parte del primo tempo poteva darvi modo di sfruttare poi le ripartenze, forse vi siete un po' mancati. Sì, devo dire che abbiamo fatto una mezz'ora molto buona, dove abbiamo gestito bene la palla, il gioco, saltavamo il loro primo pressing e riusciamo a riproporci. L'ultima parte del primo tempo siamo andati un po' più in difficoltà, non riusciamo a sfruttare proprio gli spazi che avevamo, soprattutto tra gli attaccanti e i nostri centrocampisti, e lì abbiamo pagato un attimino, ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo preso il gol. Poi il gol a freddo del secondo tempo poteva tagliarci le gambe e dare tanta forza al Nardò, che è una squadra molto temibile. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi ad avere comunque una reazione composta, equilibrata, siamo arrivati al pareggio, potevamo rischiare di prendere il terzo gol, ma potevamo anche farlo, quindi da questo punto di vista credo tutto sommato il risultato è giusto. Questa è una domanda atavica, perché da quando sono arrivato è un discorso complesso da fare, perché siamo partiti con determinati presupposti. Quello che mi aspetto è che noi giochiamo ogni partita con lo spirito che abbiamo messo in campo oggi, per cercare di fare il massimo ad ogni partita. Poi credo che voi sappiate meglio di me che tra 15 giorni gli equilibri ricambieranno un'altra volta, e quindi noi dobbiamo essere bravi a ripartire da oggi, e a trovare la nostra dimensione e cercare di fare il massimo ad ogni partita. Del doppio rendimento, no? Nel senso che questa squadra fuori casa ha perso soltanto una volta e invece in casa ha grosse. Sì, sì, diciamo che abbiamo una squadra giovane, giocare a Nocera non è facile, quindi probabilmente se il campo ha detto questo, evidentemente dobbiamo lavorare su alcuni aspetti che ci devono permettere di esprimerci bene, in modo tosto, gagliardo, come è successo oggi anche in casa. Praticamente all'inizio del campionato è successo solo col Brindisi, poi abbiamo fatto un po' più fatica e dovremmo essere bravi noi a trovare le giuste soluzioni a questo dato di fatto.